Don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Abele e di Libera, insieme a Giusy Nicolini, già sindaco di Lampedusa, hanno partecipato al terzo appuntamento con il seminario Una sola terra, organizzato dall'Università di Macerata in collaborazione con l'Università per la Pace. Non è un'invasione, i dati parlano chiari, i dati parlano chiari. Noi stiamo uscendo con un libro che si chiama Una lettera a un razzista del terzo millennio, con tutte queste documentazioni di dati che dimostrano esattamente il contrario. Però si crea un clima che fa pensare, che fa credere che sia così. In realtà non è così. Allora è un problema di verità, seria, attenta e documentata. Non siamo qui per giudicare nessuno. Siamo qui perché la conoscenza diventa importante e fondamentale, perché la conoscenza ti permette di fare delle scelte, di conoscere la verità non va manipolata. Non va manipolata la verità, la verità è verità. Faccio un esempio: tutti i rapporti parlano di meno crimini nel nostro paese, ma nella percezione della gente sembra che ci siano più crimini. Sembra che qui ci sia un'invasione di persone, quando i dati sono i dati veramente che noi siamo il paese con meno numero di accoglienze rispetto ad altri d'Europa, ad esempio. Per me è importantissimo essere qui, che è un altro luogo simbolo. E credo che sia importante mettere insieme in rete i territori, perché la forza dei territori può fare molto per cambiare le cose e anche la percezione che i cittadini hanno di questo fenomeno che è totalmente sovrastimato nei numeri, negli effetti. E per raccontare esperienze positive, sì, anche di dolore, di fatica, perché Lampedusa è stato soprattutto questo, però siamo riusciti a farcela e quindi è un messaggio positivo, spero di portare qui, raccontando l'esperienza della mia isola, della mia sindacatura, un messaggio positivo. Uno spazio di conoscenza e dialogo, oltre che un momento di confronto molto partecipato e aperto a tutti, che ha visto un folto pubblico ad ascoltare gli appassionati interventi dei due ospiti d'eccezione, introdotti dal rettore Francesco Adornato, dal presidente dell'Università della Pace Mario Busti e dal professor Roberto Mancini.